Anche lui, per rendere l'idea di che cos'era diventato il sistema e della sfrontatezza con cui si rubava, è protagonista di un piccolo episodio caduto in prescrizione e nell'oblio. Riguarda un'operazione chirurgica. Pomicino, a metà degli anni Ottanta, è vittima di un coccolone che rischia di portarlo al creatore. I medici gli dicono che bisogna intervenire d'urgenza con una serie di bypass. Conoscendo bene come si è ridotta la sanità pubblica, perché lui ha contribuito a ridurla così, non è mica scemo da andare a farsi curare e operare al Cardarelli di Napoli, dove basta entrare per morire all'istante. Pomicino giustamente prende l'aereo e va a farsi operare a Houston in una clinica, ma anche lì gli dicono che l'operazione sarà molto rischiosa. Potrebbe anche non uscirne vivo, deve firmare. E allora, superstizioso com'è, fa un voto alla Madonna di Pompei. Si impegna, nel caso in cui l'operazione andasse bene, a devolvere 100 milioni di lire a un prete che segue dei ragazzi in difficoltà a Maddaloni, fuori Napoli, un certo Don Salvatore d'Angelo, che ha un villaggio per ragazzi. L'operazione va benissimo, Pomicino torna più arzillo che mai. A Napoli uno normale prenderebbe i 100 milioni, li porterebbe al prete, e chiusa lì invece lui non è uno normale. Chiama un imprenditore, Franco Zecchina, che attende appalti per la ricostruzione del dopo terremoto, e gli dice che a Natale dovrà dare 10 milioni a questo prete, a Pasqua altri 10 milioni e così via a rate fino a coprire 100 milioni. Quello lo guarda e gli dice: scusate, ma io sto prete manco lo conosco, ma per quale motivo dovrei dargli 100 milioni? E allora l'altro gli spiega: ho fatto un'operazione, ho fatto un voto alla Madonna, è andata bene e quindi tu devi pagare il voto. Quello dice: scusate, il cuore è vostro, il voto l'avete fatto voi, per quale motivo devo pagare io? Infatti, quando parlerà poi con i magistrati, Zecchina racconterà quanto segue. Il Pomicino mi chiese di dare un contributo di circa 100 milioni a tale Salvatore d'Angelo a me sconosciuto. Io obiettai che mi sembrava singolare che io dovessi pagare di persona un voto fatto da lui. Ma lui replicò che dovevo pagare io. Ecco, praticamente Pomicino faceva la carità con i soldi degli altri. Il reato è caduto in prescrizione. In un'altra vita sapremo se si è prescritta anche la truffa alla Madonna, perché qui chiaramente si configura un raggiro ai danni della Vergine Maria. Sempre a Napoli operava e rubava Duilio Poggiolini, direttore generale del Ministero della Sanità, già iscritto alla loggia P2, un uomo potentissimo. Sulla carta guadagnava 5 milioni di lire al mese, in realtà era lui che decideva quali farmaci andavano nel prontuario di quelli rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e quali no. Il settore era un giro di tangenti spaventoso, si calcola che nei 10 anni tra l'83 e il 92 le case farmaceutiche abbiano addirittura pagato 7.500 miliardi di lire di mazzette. Latitante per 3 mesi, Poggiolini viene arrestato in Svizzera il 20 settembre del 93. Nelle banche italiane e svizzere i magistrati gli bloccano ben 18 conti bancari riferibili a lui, con dentro un centinaio di miliardi. Nel cavò di una banca napoletana, perché lui aveva anche un piccolo cavò suo per le spese così quotidiane, i magistrati gli sequestrano 4 casse ricolme di monete d'oro, sterline, Krugerrand sudafricani, ECU, che non si dica che poi a Napoli non fanno la raccolta differenziata, questo differenziava perfettamente le varie valute, perfino monete antiche provenienti dagli scavi di Ercolano e dal medagliere del Museo Archeologico di Napoli. Quindi o aveva antenati già ladri oppure aveva rubato tutto lui nell'ultima generazione. A casa sua, conoscendolo, la Guardia di Finanza si presenta a bordo di 2 tir vuoti. Li parcheggia davanti, i finanzieri cominciano a sciamare all'interno e ne escono con gli occhi fuori dalle orbite, come se avessero appena visitato la grotta di Ali Baba, portando via 60 tele di grandissimo pregio, dal 600 a Picasso, Modigliani, Guttuso, Morandi, De Chirico, Dalì, per un valore, ma proprio a svenderle, di 5 miliardi l'una. E poi
un centinaio di lingotti d'oro. In casa lui teneva una catastina, al posto della legna, vicino al caminetto, una catastina di lingotti, anche per gli ospiti, favorisca, no? Una cassa di pietre preziose, zaffiri, rubini, brillanti, anche lì rigorosamente separato l'umido dal solido, eccetera, insomma, per i vari trattamenti, una collezione di oggetti d'oro e una serie di rubli d'oro dello zar Nicola II di Russia, quindi rubava anche proprio su scala internazionale. Proverbiale il puff del salotto di casa Poggiolini, perché uno dei finanzieri, uscendo con questi quadri, con tutto questo ben di Dio, inavvertitamente rovescia il puff, si scoperchia uno dei cuscini e sotto il cuscino vengono rinvenuti, cuciti all'interno, 11 miliardi e 200 milioni in botte, CCT e anche lingotti, quindi un puff anche ortopedico, diciamo, per chi ci si doveva sedere. Immaginare il commento della signora, perché c'era anche una moglie, la signora Pier Poggiolini, ancora più cattiva di lui, alla vista del puff, ecco dove li avevo messi, cioè, guarda alle volte la roba dove va a infilarsi insieme alla polvere. Mentre i due tir della Guardia di Finanza si allontanano, pieni come uova di ogni ben di Dio, e Poggiolini saluta i suoi averi con il fazzoletto bianco fuori dall'uscio, arriva il solito giornalista coglione a fare la solita domanda cogliona. Dottor Poggiolini, un commento a caldo. Poggiolini, impassibile, risponde: non immaginavo di essere così ricco. Condannato in Cassazione a 7 anni e 6 mesi, 29 miliardi di lire confiscati, nel 2006 Poggiolini è uscito anzitempo dal carcere grazie all'indulto. Chi paga il conto alla fine di questa gigantesca macchina trita soldi che era diventata il sistema dei partiti? Naturalmente paga Pantalone. Lo dimostrano i tempi e i costi medi delle opere pubbliche in Italia rispetto al resto d'Europa. La linea 3 della metropolitana di Milano costava 192 miliardi di lire a chilometro, quella di Amburgo 45, un quarto. Il passante ferroviario di Milano, 100 miliardi a chilometro per 12 anni di lavori, quello di Zurigo, 7 anni di lavori, 50 miliardi a chilometro, la metà.